sempre nella questura, come siamo arrivati, abbiamo visto un lavoro eccezionale. Raccontiamo la storia di questa copertina. Questa copertina è stata fatta da una signora non vedente che si chiama Lida, ed è tutto fatto a quadrati in rilievo con un calcolo e una proprietà anche della tecnica non indifferente. Noi ricordiamo completamente cieca della nascita. Sì. Lei era professoressa, ha fatto le scuole all'Istituto Rittmeyer, tutto il percorso scolastico, e poi quando è andata in pensione adesso viene nel laboratorio e ci fa questi lavori, ci aiuta con tutti i lavori insieme ai ragazzi. Conosciamo allora due delle persone che si sono dilettate a realizzare qui questi lavori. Il tuo nome è Alessandra. Senti Alessandra, come ti è venuta questa passione? Perché poi è una passione, è un hobby. Ma mi è venuta... Senti, quando hai cominciato? 10 anni fa circa. Il lavoro che ti è piaciuto di più? Ma un po' tutto.